benvenuti alla 9ª edizione del telegiornale di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Il 29 aprile, mancando un numero legale per un regolare svolgimento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio ha dovuto sciogliere la seduta, mandando tutti a casa e rimandando la seduta alla settimana successiva. Per conoscere meglio la situazione e gli sviluppi di questo fatto, abbiamo intervistato il Sindaco di Argenta. La maggioranza non aveva i propri consiglieri perché i consiglieri avevano dei problemi politici con la maggioranza. Purtroppo c'erano delle assenze dovute in parte a ferie, in parte problemi di lavoro. Tutti questi elementi tecnicamente comportavano un problema aritmetico, quindi tutto questo problema non ha una caratteristica, non nasconde problemi di carattere politico nella maggioranza. Il 10 maggio si sono svolti i funerali di Don Tullo Toschi, sacerdote che per 18 anni ha guidato la parrocchia di Argenta, che mercoledì 7 maggio, nel pomeriggio, mentre si trovava alla guida della sua auto, è stato colpito da un improvviso malore. Hanno assistito alla funzione molti fedeli. A concelebrare la messa funebre sono stati il cardinal Ersilio Tonini e il vescovo di Ravenna, Giuseppe Verrucchi. Il 4 maggio si è svolta nella piazza di Argenta la 7ª edizione della manifestazione Argenta in Fiore, con un grande successo di pubblico ed ospitando inoltre 130 espositori, il 20% in più della passata edizione. Piazza Garibaldi si è così presentata fiorita e colorata. La Corale Giuseppe Verdi di Argenta ha presentato al Centro Mercato il suo secondo CD, Pop, la riscoperta del canto popolare, realizzato con il contributo del Comune di Argenta, in collaborazione con la Scuola di Musica Solaris di Argenta e con la sponsorizzazione di Soelia. Ad Anita, frazione di Argenta, due edifici che sono stati l'uno le elementari, l'altra la casa del fascio, dopo le ristrutturazioni effettuate, il primo è diventato un ostello con 42 posti. L'ex casa del fascio, invece, è divenuta una struttura polivalente, predisposta per diventare un ristorante e anche sala per convegni. Tutto questo per rivalutare e rilanciare il territorio di Anita. Anche quest'anno si è svolta nella piazza di Argenta la manifestazione del 1 maggio e abbiamo chiesto agli argentani che significato danno a questa giornata. La festa del 1 maggio è da sempre la festa dei lavoratori, di tutti i lavoratori. Per me è il 1 maggio, è una festa proprio che me la sento nel cuore. Fa parte della storia dell'Italia. Al Teatro dei Fluttuanti è andato in scena Martina nel Paese dei Balocchi, lo spettacolo che la compagnia Genitori in Scena ha portato sul palco argentano il 20 aprile. Uno spettacolo all'insegna della solidarietà, i cui proventi sono stati destinati a questa bimba di 4 anni, affetta da paralisi cerebrale fin dalla nascita, che le impedisce di coordinare i movimenti e di parlare. Al Centro Mercato è stata inaugurata dal 24 aprile al 18 maggio la mostra fotografica E.O. Dall'est all'ovest di Cesare Fabbri. Queste erano le ultime notizie. Ci rivediamo alla prossima edizione. Arrivederci.